Benvenuto innanzitutto a Città di Mascio, a Teramo. Infatti volevo partire proprio da questo aspetto, il fatto, ecco, del benvenuto a Teramo, perché è dalla chiacchierata anche che ci siamo fatti, poi sono state scoperte tante altre cose che magari non tutti conosceranno. Innanzitutto, non so se è una forzatura, però è un po' la chiusura di un cerchio per Città di Mascio dopo oltre 40 anni di carriera, quello di essere tornato dove avevi anche cominciato con la scuola San Giuseppe dai 3 ai 10 anni, iscrivendo che è una società sportiva importante in quel periodo, la Viola Club, dove c'era già un collaboratore della Teramo Calcio apprezzato come Pino Maselli. È un po' la chiusura di un cerchio per te? Ma sì, è un ritorno inaspettato. Io, mio padre lavorava alla SIP, allora l'attuale Telecom, e quindi dall'età di 3 anni fino alla prima media sono stato proprio qui a Teramo. A Teramo mi sono iscritto alla mia prima squadra di calcio, come diceva il nostro addetto stampa, che era la Viola Club, al mini bar, quel bar vicino all'ex ospedale, poi diventato università, e ci si allenava al vecchio stadio comunale. E quindi in questi giorni, anche girando per la città, ho rivissuto sicuramente dei ricordi importanti della mia infanzia. E poi, avevo detto poco fa, poi diamo spazio naturalmente ai colleghi, volevo però ricordare un pochino quella che è la tua carriera rapidamente, perché sarebbe anche complicato ricordare tutto quello che hai ottenuto insomma in questi 40 anni. Però mi sono appuntato 10 titoli italiani vinti con la Renato Curi Angolana, 15 playoff complessivi, una finalissima storica che sicuramente tutti i colleghi ricorderanno, conseguita nel campionato primavera con il Pescara, e ancora la semifinale di Coppa Italia, altrettanto storica con l'Inter, per non parlare poi di tutti quei calciatori che hai forgiato in questi anni. Ne sono tanti, da Verratti a Orsolini, a Daversa, Grosso, Oddo, Babacar e quant'altro. Allora ti chiedo, per poi lasciare spazio ai colleghi, come credi, innanzitutto quanto pensi che possa essere, come credi di poter raggiungere gli stessi obiettivi che hai centrato in altre società in questi 40 anni a Teramo? Quali sono le tue aspettative in questo ciclo che inizialmente sarà quinquennale, come abbiamo già comunicato? Ma innanzitutto parliamo di Renato Curi Pescara, che non ha nulla a che vedere con la Renato Curi Angolana, che è stato il mio primo amore, che come sapete non si scorda mai, e questa è una precisazione a cui tengo in modo particolare. E andando avanti e rispondendo a quello che è la tua prima domanda, cercando di continuare a svolgere il mio lavoro attingendo a quelle che negli anni sono state le mie esperienze, ma diverse, perché in ogni ambito ho trovato difficoltà nuove, difficoltà diverse, piazze con esigenze diverse, ed andare a risolvere le varie situazioni per portare avanti al meglio un discorso progettuale di settore giovanile, occorrono anche strategie differenti. Approfitto, perché credo abbiamo saltato un passaggio importante, intanto di poter ringraziare il presidente per le belle parole, per avermi voluto qui a Teramo e per l'entusiasmo, direi io, contagioso che chiaramente manifesta per la sua voglia di investire nel calcio e soprattutto nelle infrastrutture. Però bisogna dire che spesso queste prerogative sono comuni anche ad altri presidenti che si avvicinano per la prima volta a una società di calcio. In lui però ho visto una concretezza che difficilmente ho avuto modo di vedere in altre situazioni. Credo che la differenza che possa fare questo presidente a Teramo e sì nell'entusiasmo, sì nella voglia, sì nella capacità di poter portare la sua managerialità all'interno del calcio, ma la sua voglia proprio di concretezza, di farlo in tempi brevi, di fare poche chiacchiere e molti fatti. Questo è quello che mi è piaciuto di più. Ho ritrovato amici, il presidente parlava del suo mentore, ma se il suo mentore è Iaconi, lo è a maggior ragione per me.
è lui che mi ha portato al calcio professionistico il 30 giugno 98, quando all'Hotel Carlton firmammo il primo contratto da professionista 21 anni fa. Abbiamo lavorato fianco a fianco per una decina d'anni, portando risultati in termini economici per decine di miliardi di lire, perché all'epoca si parlava di miliardi di lire, grazie alla sua capacità e al mio stacanovismo, al mio entusiasmo, alla mia voglia di lavorare. Ritrovo amici come Sandro Federico, con cui ho sempre collaborato in questi 15 anni, pur essendo in società diverse. Il caso ha voluto che ritrovi Bruno Tedino, con il quale ho svolto sia il corso per allenare in Serie C, il corso allora di seconda categoria, sia quello per allenare in Serie A 10 anni fa, che abbiamo percorso insieme, e nel frattempo in questi 10 anni non ci eravamo persi di vista, e quindi è stata una piacevole sorpresa ritrovarlo. Oltre a tanti colleghi anche o collaboratori di segreteria che conoscevo e con i quali mi interfacciavo indipendentemente dalla società nelle quali lavoravo. Perdonami, era un passaggio dovuto, e non perché voglia glissare la risposta su quali saranno le mie linee programmatiche. Io credo moltissimo nell'organizzazione e ho un accordo lungo con questa società che così pronti via credo di poter spacchettare in due parti. Una prima parte dove la proprietà si impegnerà, dalle parole del Presidente, a mettermi nella migliore condizione di lavorare attraverso le infrastrutture necessarie, assolutamente, e da parte mia a creare un'organizzazione di carattere professionistico, e tenendo presente un budget che attualmente è comunque un budget di Lega Pro. Sappiamo tutti come esistano dei grandi professionisti che lavorano nei dilettanti, e purtroppo tanti dilettanti che lavorano nei professionisti come mentalità. Quindi bisognerà scegliere tra quelle persone che hanno le caratteristiche, e vi assicuro che per lavorare con professionalità nel settore giovanile le caratteristiche sono tante, per creare una base, un contenitore di cemento armato, vero, professionale, e che poi dovrà essere pian piano riempito con quei potenziali talenti che dovranno produrre plusvalenza per la prima squadra. Il Presidente, avendo già dimostrato di essere entrato perfettamente nel meccanismo in pochissimo tempo, vi ha già parlato di età. A me piace fare questo esempio, ma che vado a mutuare ricorrendo magari a frasi che ho già utilizzato in altre occasioni. Società di prima fascia, e quando parlo di prima fascia parlo di Atalanta, Roma, Fiorentina, Juventus, che investono decine di milioni di euro per il settore giovanile, spesso vedono arrivare i propri prodotti al di là del caso singolo del Donnarumma, piuttosto che del 18 del Maldini di 20 anni fa, vedono arrivare i primi prodotti a 20-21 anni, arrivare a fare i calciatori professionisti di Serie A, di Serie B, a maggior ragione di Serie A, attingendo a calciatori di primissime fasce, perché il dodicenne di Siracusa piuttosto che di Mantova è chiaro che arriva immediatamente la Juventus, l'Atalanta, la Roma. Noi dovremo essere bravi ad avere un occhio più lungo, sapendo di non poter arrivare alla prima fascia, ma facendo in modo che con qualche anno in più di ore di volo, come se parlassimo di un pilota di aereo, e con qualche ora in più di pilota di oro dobbiamo arrivare agli stessi risultati utilizzando i canali classici del settore giovanile, che sono la selezione e la formazione. Quindi un operatore, un collaboratore, un tecnico del settore giovanile, non avendo, credo, in Lega Pro
la possibilità nell'attuale di poterci dotare di una rete di scouting ufficiale, onerosa da un punto di vista economico, onerosa da un punto di vista organizzativo, i nostri collaboratori devono essere bravi insieme a me a scovare anche i migliori talenti che ci sono, a saper instaurare con le società del territorio o ristaurare laddove questi rapporti magari nel tempo sono andati un po' scemando, come avviene spesso ovunque, fisiologicamente spesso tutto questo avviene, senza nessun motivo magari vero e valido, andandoli a ripristinare, quindi facendo un lavoro di selezione, e dove non è sufficiente guardare al ragazzino apparentemente bravo che vedono tutti, no, dove dobbiamo essere bravi ad andare a guardare il ragazzino che sarà bravo, non quello che è bravo, perché la grande difficoltà dei selezionatori è proprio questa. E dopodiché a questi bisogna affiancare dei formatori, formatori di settore giovanile, che sappiano a 360 gradi andare a entrare nella testa, nel cuore, nelle gambe dei calciatori in un'età particolarmente difficile, spesso quella adolescenziale, dove il formatore solo bravo sul piano tattico non ci è sufficiente, non ci è sufficiente quello bravo solo sul piano tecnico, non ci è sufficiente quello bravo solo sul piano umano, ma occorrono figure che abbiano tempo a disposizione, abbiano delle esigenze economiche in linea con i parametri di una Lega Pro e che siano dei professionisti a 360 gradi sotto gli aspetti di cui ho parlato. Credo che abbiate capito che tutto questo non è semplice, è un compito importante, oneroso da un punto di vista dell'impegno, ma in questo momento difficile è il primo impegno che abbiamo, quello di organizzarci al meglio. Sappiamo di non poter contare soprattutto con i più grandi, parlo dei ragazzi allievi, Beretti, di non poter contare su una quantità nella qualità troppo importante, e questo riconoscendo a chi ha lavorato finora nel settore giovanile del Teramo tanta passione, tanta professionalità, tanto impegno, parlo di colleghi che sono, prima che colleghi erano amici, lo erano, lo saranno, che hanno dovuto lavorare in condizioni di difficoltà. Mi è già capitato di lavorare anch'io in condizioni di difficoltà in altre società. Nell'ultima nella quale ho lavorato ad Ascoli siamo partiti in una situazione non molto diversa da questa. Forse c'era un'inversione di qualità in questo senso, che ad Ascoli ho trovato i più adulti, i più grandicelli, quelli che si avvicinavano alla maggiore età, un pochino più pronti, mentre c'era da rifare completamente un lavoro con la base. Qui credo che come sulla base siamo un attimino in vantaggio, abbiamo qualche difficoltà, ripeto, non dovuta a nessuna delle persone che con grande passione hanno lavorato prima di me, magari più brave di me, o comunque che avevano tutte le caratteristiche e le qualità per poter lavorare, ma oggi dobbiamo prendere atto che per qualche tempo, e mi tengo vago perché se dovessi dire anni non sarebbe in linea con il mio personaggio, perché vorrei bruciare domani i tempi e fare quello che normalmente si fa in un mese in 24 ore. Però è pur vero che bisogna essere realisti, pragmatici e capire che il tempo fisiologico sarà necessario, e di questo spero di poter godere della solidarietà e della comprensione tecnica e dell'esperienza che giornalisti e addetti ai lavori di una piazza come Teramo, che oggi compie 106 anni, io credo che necessariamente avrà.